Amici fumettari e amici fumettofili, benvenuti e bentrovati Amiche ad un... pure, e anche amiche, non me le so perse? sì, No, soprattutto amiche allora. sei stato poco signore. Soprattutto amiche, soprattutto dopo la festa della donna, non citarle veramente, per me è invece Figuraccia, no, Luca, è il subito. miglior modo per considerarle come tutti gli altri, cioè per me è una ghettizzazione, quindi cioè io non sopporto femminicidio, non sopporto assessora, non sopporto sindaca e non D'accordo, sopporto fino a chi qua. paga di meno le donne, ma non quando va a donnine, quando dà gli stipendi Sì. inferiori ai maschietti, cioè le donne sono totalmente tali e quali a noi e in molti casi molto più brave di noi. Quindi, anche nel campo del fumetto, ovviamente, non riduciamo Non questa cosa, discriminiamo, non ragazzi. discriminiamo assolutamente. Finita questa parte polemica, ricomincio da capo. Amiche lettrici, Amici amici lettori, lettori, benvenuti bravissimo. ad una nuova edizione Potresti fare una campagna politica tu. del TG Comics, Eccoci qua. ragazzi, la rubrica che vi ricorda un po' tutto quello che esce settimanalmente nella vostra fumetteria di fiducia e non. Va Non, però. bene? Un po' a 360 Di gradi. solito siamo sommersi di roba, invece quest'oggi tocca dire che ci hanno risparmiato. Insomma, è stata, diciamo, un arrivo abbastanza leggero, quindi le novità Dal punto di sono. vista delle novità, perché dal punto di vista degli arretrati, il solito Quello. mazzo, eh? Mazzo quale Va bene? tanto. Mazzo tanto, esatto, E benissimo. allora io inizierei così spumeggiante con la Goen Spumeggia. Edizioni. Abbiamo Say I Love You numero 15, terzo mi sembra, o quarto, che da quando ha ripreso in mano il titolo la Goen. Prezzo 4,50 euro. Titolo che piace, tocca dire. Sì, c'ha il suo il bello stuolo di fan, assolutamente. Sì, nulla da ridire, nulla, ha sempre venduto sia in versione GP che comunque Goen, sempre andato molto 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 bene. Io vi faccio vedere invece il terzo volume, questa volta in versione Brossurated. brossurata, di Flash, eccolo qua, Flash numero 3, il titolo è La guerra. Guerra dei Gorilla, senza l'articolo, Ah. A Guerra dei Gorilla, non ci provare, non intervenire, per cortesia. sproposito. 15,95 euro, al cospetto di Grodd, raccoglie praticamente i numeri dal 7 al 13 della serie di Flash, quella che era del New 52, Ovviamente. dove abbiamo ai testi e ai disegni Francis Manapul e Brian Buccellato. In mezzo ci si infila Marcus To, che è conosciuto per il suo Batwing, la sua run su Batwing, e Marzio Takara di Incorruptible. Ah, Va certo. bene? Ti è piaciuto? Sì, Tiè, non lo facciamo vedere conosco un il bel signor disegnone Takara. così. Super, 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 super splash di Flash. La splash di Flash. Mamma mia! Veramente proprio Dovresti fare il rapper un anche tu, eh? imperativo. A proposito di rapper, ho detto al Ganga: Ganga, butta giù qualche line, qualche cosetta per la sigletta, qualche cosa. Voi che ne pensate, ragazzi, la sigletta rap del Ma ce l'hanno programma? già chiesta Ah, la ce l'hanno sigla. Ma chiesta, ce l'hanno allora chiesta da ragazzi, mo, ce l'hanno chiesta. Sei tu che n'avo fa. allora vedremo, Sei tu che ragazzi. c'hai le proprietà. Vabbè, ma se me la Sei tu chiedi che te è c'hai un le qualità. discorso, se me la chiedono loro è Sei un tu che altro. c'hai l'età. Se, quella pure, quella No, pure. vabbè. Tante cose, ragazzi, ho detto tante cose e adesso in mano N'avo c'ho fa. Food Wars, sempre con edizioni, arriva il numero 10, 4,50 euro, anche questo con sovraccoperta. Pure questa è una serie che insomma piace, 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 continua Se non ho le visto male, sfide se non ho culinarie. visto male, questa è un'altra delle testate che si sono venduti prima in una delle fierette a destra e a manca, perché qualche nostro amico ha fatto vedere che era stato a Mantova Comics e se l'era già accattato. Ah, lo E vedi, fa lo sempre vedi. piacere riceverlo dopo, molto, Vabbè, molto, molto è un piacere. segno di rispetto nei nostri Molto del nostro confronti. lavoro, sicuramente. Che volevo dire, piuttosto scriveteci qualche idea se avete in mente magari una base sulla quale mettere le rime. Se vi Una farebbe cosa. piacere come base, che ne so, quella di un qualche cartone animato, quella di qualche brano più famoso, che ne so, la famo Occidentalis Ganga. Madonna che idea! Occidentalis Ganga, Mamma bellissima! mia, sto a tremare E tutto tu qua. potresti fare C'ho il la scimmia. sudore, c'ho. Vabbè. Uguale, uguale. Mamma Poi mia, la guerra dei ragazzi. gorilla. Madonna come meccia! Oddio, buttiamo in mezzo pure Suarez. Dai, proviamo a chiederglielo pure a Valerio, così scappa Eppure il pure danno.
Eh sì, tutti. Tutti, li chiamiamo tutti. Non verrà nessuno. Non verrà proprio nessuno, rimarremo solo io e lui, i due dementi, va bene. Che tocca a me o tocca a Non lo so, vado io perché tu ti perdi in discorsi sì, e pareggiamenti. Abbiamo frumbolo. Batman, numero 5 per l'universo DC, Rinascita. Anche questo che gode di normal cover. Ma godo! E variant cover, anche lui sì, parecchio, eccola qua. Non mi ricordo per quanto tempo andranno avanti ancora ste cover, variant, a variant, non variant. Piuttosto sto notando che molti albi stanno andando subito esauriti, sì. Soprattutto Flash. Secondo me ci hanno creduto poco, sì. Ma in realtà è quello che ha venduto di più. Sì, questa tocca dire che con Rinascita sì, Flash ci ha avuto una buona rinascita davvero, in tutti i sensi. Sai che c'è, col fatto che comunque ha... bene o male è tutto partito con Flashpoint all'epoca, ma comunque è sempre Flash che ritornando indietro per il sistema boom 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 fa scaturire tutto. In più c'è il disegnatore italiano e secondo me devi pompare, invece l'ha pompato. Male. Pompato. Un ripescaggio Planeta di Agostini così. Ci porta Superman l'ultima battaglia, un TP da 14,95€. Vi ci vado a leggere se i miei occhi... non sono fallaci. L'incubo peggiore di Superman si è avverato. Qualcuno ha scoperto che lui è Clark Kent. Lui e Clark Kent sono la stessa persona. Io ci ho visto un accento. Lui è Clark Kent. Ma lui e Clark Kent sono la stessa persona. Ora tutti i suoi cari sono diventati un bersaglio per una nutrita schiera dei più letali avversari di Superman. Un po' come succede, si è visto almeno 1500 volte, credo. Bizzarro, Metallo, l'Elite. In passato tutti loro hanno combattuto epiche battaglie contro l'Uomo d'Acciaio. Ora decidono di attaccare simultaneamente Superman. E l'Uomo del Domani dovrà anche pensare all'incolumità dei propri cari, con il rischio che questa distrazione significhi l'ultima battaglia della sua incredibile vita. Hai capito? Sì, sono rimasto emozionato, devo dire. Non vuoi che te leggo niente? No, dimmi. All'interno? Stupiscimi. Non ce leggo niente, quindi... Bravo. Non mai stupito. Puoi andare tranquillo, se trovo gli autori ve li dico, però vabbè, non sperate così tanto in me. Prego, va prego. Va bene, mentre Luca intenta cercare, io vi mostro la ristampa di Rinascita, lo speciale che ha dato inizio a questo nuovo filone dell'universo DC. A proposito di ristampa, ecco qua, subito prima ristampa. Perché... Con nuova cover al prezzo di 4,95€. Devo quindi chiedere scusa a tutti quanti perché l'autore di questa storia è Geoff Johns, che è poi il Deus Ex Machina del Rinascita, e Pasqual Ferri ai disegni, io vado via, con Cam Smith alle chine, va bene? Bagliati, dai, bagliati, dai, te sfido. Io dai, te brutte cose ieri. Dai. E abbiamo anche Superman, il numero 5, anche questo che gode, oltre alla normal, della tutti, variant edizione, sì, settimana godereccia per l'universo DC, eccolo qua. Anche questa run di Superman, tocca dire che ha ridato un nuovo vento di freschezza alla serie. Spero che il vento non l'abbia fatto tu, comunque io avevo sentito molte voci in giro come Superman risultasse in realtà la testata migliore di questa Rinascita, addirittura, pensa un po'. Io faccio vedere invece un'opera storica, Prince Valiant, che giunge al nono volume se non vado errato. Sì. Bravo. E le annate sono quelle del 1953-1954, un'opera storica. Faccio vedere perché è veramente epocale. Epocale. La storia del fumetto, ragazzi. La storia del fumetto. Per più di 35 anni, Harold Foster ha scritto e disegnato Prince Valiant per le pagine domenicali dei giornali americani. Opera fondatrice del fumetto mondiale, unanimemente riconosciuta come la più grande Sunday strip mai realizzata, la saga di Prince Valiant è stata oggetto di diverse edizioni nel corso dei decenni. Questa nuova collana, che sfrutta le più moderne tecniche di riproduzione e restauro dei colori, rende finalmente giustizia alla magnificenza dei disegni di Foster. E dobbiamo convenire, la Renoir... fatto una bella edizione. Renoir non arte, 24,90€, ha fatto un lavorone, grande grande lavoro. Ah, fai la coppietta. Poi fino a tutte le cose. Allora, sempre per il materiale in formato gigante, questo sono sicuro che correrete come dei cinghiali per via Baldo degli Ubaldi ad accaparrarvelo, perché ormai per Roma i cinghiali girano per strada. Sì. Un volume prestigioso per celebrare uno dei più interessanti autori contemporanei. Perché chi ci sta qua dentro? Libermeglio. Dai, grande lì, che è stato nostro ospite, veramente un ragazzo simpaticissimo.
Due storie intense e cupe in cui lo stile dinamico e dettagliato di Liber Mejo, Hellblazer, Lex Luthor, Man of Steel, ma insomma è inutile che questa parte di tutto quanto, esatto, bravissimo, aveva anche il primo volume di Suiciders, eccetera, eccetera, eccetera. Anche il secondo. Esce, no, il secondo non lo disegna lui, esce in tutta la sua forza in questo volume che raccoglie, c'è Batman Deathblow, che era edito prima da Magic Press, se non vado errato, After the Fire e Batman Noel, Batman Natale. Andiamo a far vedere la potenza delle tavole di lì. Guardate che spettacolo spettacolare. Mi piaceva questa ridondanza un po' così. Spettacolo spettacolare. No, veramente molto bravo. Veramente molto molto bello. Sciocca che contrasti, che utilizzo dei neri. Che guarda, boom, Batman, mamma guarda mia, Batman, vera, guarda. Cioè, ogni tavola è una goduria veramente indescrivibile. Il prezzo di questo cartonato del gigante è 29,95, quindi neanche proprio elevatissimo. Abbiamo visto magari i formati più piccoli a un prezzo più alto. Evidentemente ci credono proprio. Allora, poi vi devo dire che, siccome il materiale non è tanto, il nostro amico Angelo Mancin ci ha chiesto, ci ha fatto una domanda. Perché che durante le vostre trasmissioni suono sempre il telefono? Che ne so, sarà sfiga. Ci chiede come è iniziata la nostra passione per il fumetto e fino ad arrivare all'apertura della fumetteria. Comincia. Inizio io, vado io. Sì, beh, sei io più giovane. Diciamo che ho approcciato più al mondo dei manga giapponesi quando ero bambino, con i cartoni animati, Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball, Devilman, l'Uomo Tigre, insomma c'è una lunga lista, Mazinga. Gli anni, insomma, tra gli 80 e i 90, quel periodo là, e poi quando ho scoperto che esistevano anche i fumetti e non solo i cartoni che vedevo in TV, allora ho iniziato a comprare pure i fumetti. Il tuo preferito? Il primo qual è stato? Lo ricordi? Il primo mi sa Cavalieri dello Zodiaco. Ok, il tuo preferito? Berserk. Bah, è bombona, eh? Anche se è una serie che, insomma, fa che abbastanza... Che te fa tanto smadonnare. Vabbè, ci credo. Per quanto riguarda me, essendo più vecchiotto, io ho cominciato con Topolino proprio, se non ricordo male, col babbo che mi comprava il Topolino in edicola, e mi ha trasmesso poi alla fin fine, anche inconsciamente magari, la sua passione, perché mi ricordo, lui mi racconta sempre quando nel post-guerra, post-seconda guerra mondiale, a fame ce n'era tanta, e loro si giocavano le strisce di Tex e di Nembo Kid, praticamente. Questi ricordi che io mantengo sempre vivi e naturalmente poi mi sono rimasti dentro, e da Topolino siamo passati a... all'epoca c'erano i Tira e Molla, c'era Geppo e qualche cosa è stato rifatto pure dalla linea Chiara, se non vado errato. Poi ho cominciato ad approcciare con qualche Tex, ma diciamo il fumetto che mi ha segnato, e devo ringraziare sempre Gianluca che è il figlio dell'edicolante dove noi ci ritrovavamo sempre... E in comitiva, Alan Ford ha segnato assolutamente il mio umorismo, il mio sarcasmo, devo dire il fumetto per eccellenza per me. Un altro boom me l'ha dato attraverso Lo specchio di Dylan Dog, che è il primo numero che ho letto di Dylan, e poi lì ho cominciato proprio il marasma Bonelli, quindi Martin Mister, poi il Nathan Never, ho atteso tantissimo il primo numero di Castellini e Nathan Never, e ricordo con piacere anche il poliziesco Nick Rider, che è una serie chiusa, ma ho visto che rispolvereranno con i volumi da libreria. Ma essendo io della generazione proprio quella dei Goldrake, perché cioè, io nel 79 stavo là davanti alla televisione, quindi Gig Robot, io facevo ritornare i miei quando andavano in settimana bianca, li facevo ritornare indietro, vanno a vedere su Rai 2 Goldrake, cioè me ne fregava niente. E, amava lo sci e lo sport. Sì, cartoni animati ne ho visti tantissimi, quindi per quanto riguarda i manga, l'edizione della Glenà di Akira, assolutamente, quella che era praticamente presa dalla Viz americana, colorata da Steve Olive. Ricordo quando andavo a Viale Giulio Cesare a cercarli, a spulciarmeli tutti quanti, e il top è arrivato con l'arrivo della Granata Press con la rivista Zero, l'epocale Crime Freeman, Grey, Robby, Mangazine, poi è arrivata anche la Star con Dragon Ball. Vabbè, con la Granata, rivista... all'epoca sta un po' pure Kenshiro, mi ricordo. Su Zero c'era Kenshiro, Xenon e Bao. Sì. Bao, che è dello stesso autore di JoJo, poi. E, quindi un botto di roba, ecco, quando arrivo a K Magazine, pure con Ghost in the Shell, 3x3 occhi.
è veramente la goduria totale anche, certo, direi proprio. Certo. E da lì, insomma, l'amore per tutto quello che era il fumetto, supereroi americani naturalmente, tante cose, e tutto questo poi mi ha spinto, con una serie di incontri con altre persone, a trasportare il mio amore, a trasformarlo in un lavoro. E da lì abbiamo aperto all'epoca il primo Star Shop di Roma, in quel di via Laura Mantegazza, poi ho fatto altri diversi salti, Karma Comics, fino ad approdare alla fumetteria di Piazza Re di Roma, Forbidden Planet. Questa è la mia storia, quella era quella di Davide, e siccome le durate più o meno uguali, durate uguali, sì, esatto, io 100 anni, beh, io 3 parole, io quest'anno festeggio 21 anni che ho aperto il primo negozio. Pensavo 21 anni in tutto, dicevo ammazza. Sì, vabbè, io dentro mi sento 21 anni, non è che te crede. Allora, un po' di notizie che abbiamo raccolto. Vai. Per voi, innanzitutto la ricorrenza, il 9 marzo del 1923 nasceva Iacovitti, un altro personaggio enorme per quanto riguarda il fumetto italiano, e a proposito di marzo, mi è appena arrivata la notifica sullo smartphone che il 17 marzo su Netflix arriva Iron Fist. Quindi altra anche serie voi Marvel, avrete sì ricevuto le notifiche. Io devo recuperare ancora Cage, perché sono rimasto un po' abbioccato da Jessica Jones, quindi mo devo fare una corsa. Poi, da ieri sono ricominciati gli episodi inediti di Naruto Shippuden su Italia 2 alle ore 19, quindi ragazzi, mi raccomando, andateveli a spizzare se siete appassionati di Dragon Ball. Poi, De Naruto, sì, vabbè, ho incrociato un po' le cose. Che fa ridere. A me faceva ridere. Vabbè. Magarezzina al ganghino. Allora, poi annunciata, a proposito di anime, la seconda stagione pure di One Punch Man, che arriverà, quindi se becchiamo la seconda pure di Attacco dei Giganti, seconda di One Punch Man, alla grande. Poi, visto che è nominato Berserk, che si era rifermato, ricomincia da marzo con cadenza mensile, pure questa è andata. Stapperemo qualcosa. Poi, notizie in ambito americano. Vai. Jeff Lemire se ne va da Marvel e ha detto che si dedicherà ai suoi progettini. Poi ha rosicato. Arriva a Marvel, sicuramente ha rosicato, vabbè, ma posso pure capire, Jeff Lemire è un bel autore. Poi la Kodansha, visto che uscirà a breve il film di Ghost in the Shell, ha annunciato che farà praticamente un'antologia dedicata a Ghost in the Shell, realizzata tutta quanta da autori occidentali. Perché però, insomma, l'opera di Masamune Shiro è diventata mondiale. Porca proprio. Vacca, mamma mia, qua noi ci ha lasciato, visto che ti dicevo Ghost in the Shell su K Magazine, quella ha segnato proprio. Ha fatto veramente i botti come il capodanno. Veramente tanto. Poi, Cartoons on the Bay dal 6 all'8 aprile a Torino ci sarà come ospite Shinichiro Watanabe. Tu mi dirai, chi è Shinichiro Watanabe? Il regista di Cowboy Bebop, il grandissimo regista di Cowboy Bebop, e anche Samurai Champloo, che vi ricordiamo essere uscito recentemente, Cofanettino, una serie completa, che va anche quella tenuta d'occhio, perché è una gran bella serie. Andrei quasi io a Torino. Purezza. Tu c'hai pure parenti, quindi te potresti far pure ospitare, mica sarebbe male. Scappo. Allora, poi c'è un grosso fermento nella Marvel, perché dopo tutti quanti sti eventi, All New Different, Civil War, Hydra, de qua Capitan America su e giù, in realtà quello che è successo, che è stato, la Marvel ha perso quote di mercato, ha perso lettori, è a discapito della DC. Perché il Rebirth è stata un'operazione che è stata molto apprezzata, molto molto apprezzata, tant'è che sembra che i capoccioni da Marvel si vogliano ispirare proprio a questo Rebirth, a questa rinascita, che teoricamente si dovrebbe tradurre in una specie di split narrativo, ossia, da un lato far ritornare tutti quanti i supereroi classici, cioè Tony Stark e Iron Man, poi Steve Rogers, Capitano America, eccetera, eccetera.
dall'altro lato mantenere l'universo narrativo, quello nuovo, con le nuove generazioni, quindi Riri, Iron Man, quindi mantenere la Thor femmina, penso, sì, insomma, tutte quante, donna, tutte insomma, quante le, fatto... le nuove generazioni, quindi credo pure Miles Morales, insomma, e mantenere anche quell'universo narrativo. Cioè, questo spiega anche l'idea del ritorno alla numerazione classica delle testate, e quindi riportare i lettori a rinvogliarsi a leggere i personaggi classici della Marvel. Vabbè, e mi sembra anche una cosa più che giusta. Direi di sì. E, si dovrebbe chiamare Marvel Make Mine, quindi rifare proprio la Marvel. E tutto questo dovrebbe poi coinvolgere anche il progetto, quello che era Generations, che abbiamo visto l'immagine di Alex Ross. E a far da traino a questa operazione, cioè a questo ritorno alle origini, dovrebbero essere proprio i mutanti. Quindi gli X-Men. Quindi gli X-Men. Perché? Perché sembrerebbe che si siano accorti anche del fatto che gli Inumani in realtà, sì, bei personaggi e tutto quanto, ma non riescono proprio a entrare. Non hanno le leve ancora. Non hanno la leva degli X-Men. E quindi devono ritornare loro. E, credo di avervi detto tutto quanto, però a supporto di questo calo della Marvel, la classifica di febbraio degli albi americani, oltre a registrare una contrazione del numero delle vendite, in generale parlo, recita che nei primi 10 posti in realtà ci sono solo un paio di titoli della Marvel, ma non sono supereroi Marvel, perché sono di Star Wars. Sì, la Marvel ti piazza al primo posto Darth Maul, ma non è un supereroe Marvel, neanche Star Wars numero 28, No. Il resto è tutto materiale DC, perché ci sono due numeri di Batman, Justice League America, i Super Sons, la nuova serie, Walking Dead, c'è un Walking Dead 164, della Marvel, c'è Justice League 14, Justice League of America Rebirth, capite che sono numeri che contano, quindi ecco qui che bisogna correre ai ripari. Va bene, la puntata di quest'oggi è terminata così, poche novità, ma pensiamo di avervi dato una panoramica un po' di tutto quello che gira nel mondo del fumettuolo. Noi naturalmente vi invitiamo ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, e se vi va lasciare un mi piace, che come sapete benissimo ci fa sempre molto 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 piacere. Potete spammare il video. A proposito, vogliamo ringraziare i ragazzi sia di DNA Fumetto che di Spaccio Fumetti, perché bella, noi vogliamo bene a tutti, ma soprattutto perché ospitano i nostri video, e noi per questo li ringraziamo. Ovviamente. In continuazione speriamo di vederci in qualche fiera, non lo so, se capita, ragazzi, visto che insomma, comunque ci avviciniamo alla stagione, noi sicuramente saremo all'ARF di Roma, questo lo possiamo dare, la città della nuova economia, per certo. E che altro dirvi? Vi vogliamo bene, scriveteci come al solito, sì, noi sì, con sì, gli sì, inviti classici che facciamo sempre, commentateci, suggerimenti, tanto vi rispondo sempre idee. Io anche per il Ganga, quindi ho lasciato a lo Luca, potete, lo potete insultare, perché tanto Luca lo faccio è un po' pure più io, diplomatico, quindi di me, quindi sì, come il pasticcino. Bravo. Diplomatico, vabbè, bravo. Comunque ragazzi, alla prossima, il TG Comics sia sempre con voi. Ci arrivederci. Merlo.